Buongiorno a tutti quanti. Siamo all'ultima tappa del viaggio che abbiamo iniziato 6 settimane fa. Tema leggero, abbiamo cominciato con le cose rilassanti, abbiamo cominciato parlando di quando la vita ci fa male, di quando si concretizzano le parole di Gesù, queste che sono il tema di tutta quanta la serie di predicazioni che abbiamo avuto in questa chiesa, un po' io, un po' Mario. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Se è vero che Gesù ci ha chiaramente detto che non avremo rose e fiori nel mondo, non ci daranno carezze, dall'altro lato ci dice di farci coraggio. La parola che usa in greco, non vi dico come si chiama, tanto, ma non c'entra niente, nemmeno io la capisco. Non significa avere coraggio, ma significa essere coraggio. Non significa andare a prendere il coraggio da qualche parte e acquistarlo e portarlo a casa, ma diventare noi stessi coraggio, essere il coraggio. Gesù ci sta chiedendo che noi dobbiamo essere il coraggio, perché poi dobbiamo anche incoraggiare gli altri. E tutto questo perché? Perché lui ha conquistato la parola ho vinto a riferimento con le scarpe Nike, perché è Nikao, che è in greco, Nike è la parola che gli americani hanno preso per fare una scarpa, una ditta di prodotti sportivi, perché Nike significa conquistare, perché io ho conquistato il mondo, Gesù è venuto a conquistare il mondo. E se Gesù è venuto a conquistare il mondo e ci dice che noi dobbiamo prendere, essere coraggio, possiamo credere che siamo disponibili, che siamo autorizzati a farlo. Abbiamo visto in queste 6 settimane, in queste 5 settimane precedenti, un pochino la strategia per essere il coraggio, per diventare il coraggio. Abbiamo detto che anche nel male Dio ha un piano per noi. Vi ricordate la prima predicazione? Ruth e Naomi, sembrava che tutto quanto andasse male, ma invece c'era un piano del Signore, che era un piano benevolo. E poi abbiamo visto che quando siamo nel dolore vogliamo qualche cosa, la speranza, e vogliamo che il male passi. C'era Gesù che aveva confortato e dato speranza a Marta e a Maria con il fratello morto. Abbiamo detto anche che per essere consolati dobbiamo accettare di essere consolati, e che quando noi siamo consolati il nostro compito sarà quello di consolare altre persone in questa vita. Non dobbiamo paragonare la nostra vita a quella che vediamo intorno, perché potremmo essere scoraggiati, potremmo pensare che visto che l'empio prospera allora è inutile avere speranza, ma sappiamo che invece la nostra speranza non è per questa vita ma per un'altra, che l'empio prospera qua ma non è nel piano di Dio. E infine, l'ultima volta, la settimana scorsa, abbiamo visto che Dio usa uno strumento per aiutarci quando la vita fa male. Questo strumento si chiama grazia. Ora sapete, nel negozio dove lavoriamo, a questo punto in tre, io, mio fratello e Benjamin, vendiamo degli strumenti per le lavorazioni meccaniche, strumenti che rendono possibile costruire, riparare, modificare, tipo questo ad esempio. Che cos'è questo? Chi lo sa? In inglese si dice lathe, no? Ok. È un tornio. Che cosa fa il tornio? Fa moltissime cose. Modifica i pezzi, costruisce da zero dei pezzi. Serve per lavorare i metalli. Ma questo tornio ha bisogno di due cose principali. Una è l'elettricità,
la potenza, altrimenti non si muove. E seconda cosa, ha bisogno dell'utensile. Che cos'è l'utensile? Questo è l'utensile. Cosa fa il tornio assieme all'utensile? Serve a fare questo, guarda, sulla pennetta c'è un filmato che c'è scritto tornio. Senza l'utensile non avrebbe alcuna capacità di fare quello che fa. Sebbene abbia la capacità, sebbene abbia l'energia per cambiare il fondo di quel blocco di metallo, senza l'utensile non può fare nulla. Ok, a questo punto mi sarebbe domandato: Marco, vuoi vendermi il tornio? Vuoi vendermi qualcosa di negozio? Allora, seguitemi un attimo nel ragionamento. Quando la vita fa male, abbiamo bisogno di speranza, abbiamo detto, ma soprattutto abbiamo bisogno di aiuto. Qualcosa che modifichi la maniera del nostro essere per quello che stiamo vivendo. Vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo detto che lo strumento tramite cui arriva la consolazione è la grazia, per cui lo strumento di Dio per modificare la nostra situazione di essere sofferenti è la sua grazia. La grazia è lo strumento, ma ha bisogno di un utensile per modificare la mia vita. Ora, Dio ha due tipi di utensili. Uno è un utensile diretto, è un utensile diretto. E uno è un utensile indiretto. Il primo, quello diretto, è un miracolo. Io soffro, io chiedo, io prego, Dio vede, Dio fa. Miracolo, punto, fine. È diretto. Tra lui e me. Quello è l'utensile che usa, è un miracolo, direttamente nella mia vita. Paolo afferma questo in Seconda Corinzi, capitolo 4. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni buona opera. Dio ha la potenza che serve, Dio ha l'elettricità per far muovere il tornio e per far mettere l'utensile che modifica la mia vita. Non c'è dubbio che lui non gli serve nient'altro, perché Dio è Dio. Ma Dio utilizza anche un secondo utensile, uno è diretto e l'altro è indiretto. Paolo dice questo, Efesini 2:10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Guardate il versetto, Paolo dice che siamo stati creati per fare che cosa? Le opere buone. Le opere buone. In greco, opere buone è ergon, che significa lavoro. Dio ci ha creati per fare un lavoro. L'utensile fa un lavoro. Dio ci ha creati perché possiamo essere utensili della sua opera. A chi chiama Dio per fare il suo lavoro? Non dice siete, siamo. Siamo. Perché dice, voi siete, la nostra, dei santi, delle persone meravigliose, delle persone perfette. E poi così non erano. Siamo, io e te siamo stati chiamati. L'energia la mette Dio, la corrente la mente Dio, il tornio lo fa girare Dio, ma noi dobbiamo essere l'utensile. Chi è l'utensile che modifica la vita di chi soffre? Tramite cui
Dio indirettamente porta conforto. Siamo io e te. Siamo io e te. Indovinate quale metodo usa Dio maggiormente per portare grazia nella vita delle persone. Quale tra i due, tra quello diretto e quello indiretto? Dalle testimonianze che leggiamo nella Bibbia. Secondo voi ci sono più miracoli diretti o più persone che vengono aiutano dentro la Bibbia? Seconda. Quelli indiretti. Ma quello che vi mostro adesso non è un versetto biblico, ma è quello che emerge dalla lettura di tutta quanta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. Questo è quello che si può sintetizzare. Quando Dio vuole fare qualcosa nel mondo, egli invita i suoi figli e le sue figlie ad unirsi a lui nel farle. Non siamo noi che facciamo, è sempre lui che fa. Ma Dio piace, ama coinvolgere nella sua opera coloro che lui ama. Dio avrebbe, pensate, ricordate nel Tribunale Universale, no? Che cosa serviva? Qual era l'utensile per portare grazia? Era un'arca, una barca. Ora, aveva bisogno Dio di un tizio che si mettesse a inchiodare tavole per 30 anni e passavano le persone, lo prendevano in giro e dicevano: oh, ma noi ma te sei proprio fuori, stiamo nel deserto e questi giù a inchiodare, a mettere pesci da tutte le parti, a essere ridicoli davanti a tutta quanta una generazione per 30 anni. Io avrebbe voluto fare una cosa molto semplicemente, da giù a su, una bella barca tutta fatta in acciaio e vetroresina e senza dover chiedere a Noè e a tutta la sua famiglia. Ma lui, ma Dio, ha chiesto a Noè e alla famiglia di inchiodare tavole, di spargere pesce per 30 anni. Questo è un kit medico, no? Dentro questo kit medico ci sono tante cose, ci sono medicine, ci sono benne, ci sono strumenti che possono portare la guarigione e qualche volta in casi estremi, perché so io, un'emorragia ti fa un taglio a un'arteria, serve di mettere il codone emostatico, di mettere la gazza, cioè di mettere due punti per chiudere la ferita. In questo ci sta tutte quante queste cose che possono portarmi la guarigione e possono portarmi la vita. Ora, se stiamo male, ipotizzate che cadiamo dentro casa e ci facciamo male e ci abbiamo questo dentro casa, no? Siamo sani, vero? Abbiamo il nostro kit di salvezza, il nostro kit medico, per cui il fatto di avere il kit medico ci mette già in salvezza, no. Se stiamo veramente male, se ci siamo fatti male, questo noi non riusciremo nemmeno ad aprirlo, perché staremo lì sdraiati per vedere. Abbiamo bisogno di qualcuno che lo apra per noi, che prenda quello di cui abbiamo necessità, le bende, il codone emostatico, i punti per chiudere e suturare la nostra ferita. Ci vuole uno che faccia da infermiere presso di noi e ci porti quello che sta dentro questo medico, la salvezza, la speranza e l'aiuto. Allora tu potresti dire: tu dici bene, tu sei esperto nell'aiutare persone, no? È vero, è per quello che ti chiedono di fare le predicazioni agli eventi funebri, perché tanto è mestiere tuo, è missione tua. Io mica sarei buono a fare quello che fai tu. Esatto, tu non sei buono e nemmeno io, della prossima mezz'ora. Dio ama prendere uomini e donne comuni, assolutamente comuni, con capacità normali, qualche volta anche sotto del normale, per fare opere buone, per fare quelle opere, per sceglierle come utensili, per modellare le vite di altri, così che sia chiaro che la bravura non è dell'utensile,
della punta che incide il metallo, ma è la grazia di Dio che ha fatto la differenza. Qui c'è un versetto di Prima Corinzi, al capitolo 1, Paolo dice così: esaminate un po' voi stessi, fratelli. Pochi di voi erano sapienti dal punto di vista umano, pochi potenti, pochi quelli provenienti da famiglie importanti, ma Dio ha scelto le cose che il mondo considera pazze o da scartare proprio per coprire di vergogna quelli che il mondo considera sapienti. Ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare e screditare le forti. Il Signore ha scelto le cose umili, quelle che il mondo disprezza e che non tiene in alcun conto, per ridurre a niente quelle che il mondo considera importanti, così che nessuno può vantarsi davanti a Dio. Nessuno può vantarsi di aver portato la salvezza perché hai aperto e hai utilizzato il kit di sopravvivenza, il kit medico. Perché il kit medico, le cose che sono qua dentro, sono state messe da Dio. Tu sei soltanto il terminale, l'utensile, quello che porta la salvezza che c'è già in Dio alla persona che è nel bisogno. Dio non cerca super uomini e super donne, supereroi, ma uomini e donne che siano disposti a diventare l'utensile, a farsi usare per diventare il canale indiretto tramite cui la grazia del Signore entra dentro le persone. Allora, siamo convinti su sto fatto, sì? Sì, che A, la grazia di Dio arriva indirettamente tramite altri credenti, e che non servono persone speciali, ma persone di fede. A questo punto, bene, datemi queste persone speciali, queste persone che non sono supereroi e non sono persone speciali, ma che sono l'utensile del Signore. Ora, dove lo trovo queste persone? Girate un pochino attorno e guardate questa stanza, però non guardate le pareti, guardate le facce. Non guardate voi, guardate le espressioni. La grazia è indiretta, è disponibile se sei connesso, se sei connessa al corpo di Cristo, a una chiesa locale. È quello il punto dove ci sono queste persone normali che fanno cose super normali per grazia di Dio. Sapete, la prima chiesa mai esistita al mondo qual era? Ricordate la prima chiesa istituita? Quella dove c'era anche Maria, dove c'era anche Giacomo, dove c'era anche Pietro, la chiesa di Atti. La chiesa di Atti è stata la prima mai istituita. E Luca in Atti ne parla così, Atti 2, versetto 42 e poi versetto 46. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Allora, la prima caratteristica della prima chiesa è che A, non si incontrava la domenica, perché non c'era la domenica, però ancora c'era il sabato. Ma soprattutto che faceva tutta una serie di attività intorno, di cui l'andare al tempio era soltanto una delle cose e forse manco la più importante. Faceva tutte altre cose attorno al fatto di dire siamo chiesa, siamo il corpo di Cristo. Allora, guardate, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento dell'apostolo. Che cosa significa? Leggevano il Nuovo Testamento. Non è che lo leggevano, erano fortunati, perché lo sentivano in diretta mentre lo stava scrivendo, perché sentivano gli apostoli. Noi gli apostoli dove li sentiamo? Sto qua dentro, loro ce l'avevano presenti, noi ce li abbiamo qua dentro gli apostoli, tutti quanti, eppure quelli del vecchio, dell'antico del testamento. La seconda cosa che dice nella comunione fraterna, ok? Avevano comunione fraterna, la parola che è poi una parola che in evangelichese è tanto usata, è coinonia, che è una parola che significa semplicemente comunicare l'uno con l'altro. Se io ho coinonia con te, se io ho
coinonia con voi, io sto parlando, sto comunicando con voi, sto parlando, ci stiamo scambiando informazioni, ci stiamo scambiando punti di vista, ci stiamo scambiando cose belle e cose brutte, coinonia, sto facendo qualche cosa assieme a te e quello che fai tu diventa parte di quello che faccio io. L'altra cosa che facevano, guardate, ed ogni giorno davanti al tempio rompevano il pane nelle cose, prendevano il cibo insieme, mangiavano assieme, ma stavano lì e mangiavano assieme, e nel frattempo che mangiavano assieme spezzavano il pane e bevevano il vino in ricordo di quello che aveva fatto Gesù Cristo. E ogni giorno andavano assieme e concordi al tempio, andavano in chiesa, non era la chiesa, non era, era un posto, infatti noi diciamo che questa non è la chiesa, questo è il locale dove si incontra la chiesa siamo noi, la chiesa non è un pezzo di sasso, non sono noi, la chiesa siamo noi, noi siamo la chiesa, non questo posto potrebbe non esserci, potremmo stare in mezzo a quella strada e saremmo comunque chiesa. E poi andavano in un posto, in un locale, tutti quanti insieme, e infine quinto, che cosa facevano? Lodando e godendo il favore di tutto il rompevano il pane che erano rompere il pane nelle preghiere lodando Dio assieme. Che cosa significa? Che loro pregavano e cantavano assieme. La chiesa, quella vera, non è un'oretta la domenica, ma è vivere assieme ad altri credenti, avere coinonia, comunicarsi cose assieme. Dove troverai l'utensile che cambia la tua vita quando hai capito? Dove troverai l'infermiere che apre il kit medico e ti porta la salvezza del momento che ti serve? Dio ha promesso di usare uomini e donne normali, non solo uomini, per portarti la sua grazia indirettamente quando la vita fa male. Ma tu, quelle persone che Dio mette a disposizione, le stai realmente frequentando? Le stai realmente incontrando? La grazia indiretta di Cristo è di Dio e di Dio è disponibile se vivi nel corpo di Cristo. C'è un fratello di Gesù che ha scritto un libro su questo, Giacomo 5, versetti da 13 a 17. C'è tra voi qualcuno che soffre? Prega. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni, vedete che ritornano gli stessi concetti, lo dà il Signore, pregare. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi pregano per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera e la fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Kit medico, arrivano gli anziani o chi per la chiesa, diacono, responsabili, chi siano, apre il kit, ti unge con l'olio della parola, ti unge con l'olio di Cristo. Egli si è riacommesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni all'altro, coinonia, non siamo perfetti, comunichiamoci le cose assieme. La preghiera del giusto ha pregate gli uni per gli altri, coinonia, gli uni per gli altri affinché siate guariti. Ecco da dove arriva la grazia, ecco da dove arriva la grazia indiretta del Signore che cambia la vita. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. La grazia che ti serve quando la vita fa male, non la trovi una sera. Non è che dici, oh, adesso la vita fa male, devo trovare qualcuno, devo trovare chi mi porta il kit medico, dove lo trovo. Se non l'hai trovato prima, non ci sarà. Se non l'hai trovato prima, se non ce l'hai a fianco prima che arrivi il male della vita, quello che ha il kit medico non lo trovi in una sera. La costruisci vivendo
assieme a uomini e donne come te in coinonia, comunicando l'uno con l'altro, aiutandoci l'uno con l'altro, invitandosi a pranzo e a cena l'uno con l'altro, vivendo assieme l'uno con l'altro, pregando assieme, cantando assieme, frequentando la chiesa assieme. Questa è la coinonia. Paolo dice questo. Galati 6, versetto 2. Aiutatemi a vicenda nelle difficoltà e nei problemi. Così facendo avrete fatto ciò che vi chiede la legge di Cristo. Vuoi adempiere la legge di Cristo? Aiutati a vicenda, aiutatemi a vicenda. Aiuta il tuo prossimo di chiesa, del tuo corpo, della tua chiesa. Così facendo, dice Paolo, tu hai è quello che chiede la legge di Cristo. Sai che cosa significa questo? Venire in chiesa la domenica? Sì, anche. Pregare? Sì, anche. Ma soprattutto significa avere coinonia, comunicare l'uno con l'altro, essere parte della vita dell'altro. Si chiama semplicemente, lo sapete come si chiama piccolo gruppo? Una volta la chiamavamo cellule, adesso abbiamo preso a chiamarlo piccolo gruppo, ma è lo stesso concetto. Un gruppo piccolo di credenti con cui tu ti incontri in maniera regolare. Sapete, manco a dirlo, negli ultimi 4 anni la vita di Janet e di riflesso mia non è stata molto facile. Gli ultimi anni sono stati veramente difficili per la malattia della sorella di Janet, di Chris. Sapete come è arrivata la grazia di Dio? È arrivata tramite un miracolo? Noi abbiamo chiesto un miracolo, Signore, cura tu Chris. E il Signore ha detto, no, io Chris già l'ho curata. Perché? Perché Chris è già via. Non ti devi preoccupare. Non ti devi preoccupare. Chris è mia. Io l'ho curata. Lei è credente, lei è mia. Per cui, tranquillo, non è arrivato il miracolo, ma a noi è arrivato il miracolo indirettamente. La grazia di Dio è arrivata come? Tramite il nostro piccolo gruppo. Prima eravamo io, Janet, Speranza e Emi, poi Emi è andata via. A un certo punto si è aggiunto un piccolo gruppo in inglese, insieme con Jim. Per cui, di tutto di più, lì siamo stati confrontati. Lì ci siamo fermati a pregare assieme, lì ci siamo fermati a piangere assieme, lì abbiamo trovato Janet e io, l'infermiere che ha aperto la forza, il kit medico per le ferite delle nostre ferite, lì in quel piccolo gruppo. Ma sapete, non l'abbiamo scelto perché si stava male. Non è che abbiamo detto, ok, si è ammalata la sorella, dobbiamo trovare un piccolo gruppo, no? Già c'era il piccolo gruppo quando l'abbiamo saputo della malattia. I membri del piccolo gruppo hanno agito esattamente come dice Salomone di agire in Proverbi 3, 37. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto quando è il tuo potere di farlo. Il potere di fare che cosa? Il potere di venire la vita degli altri. Il potere di portare il kit medico a delle persone che stanno soffrendo. Le persone del nostro piccolo gruppo hanno fatto questo, non si sono rifiutate di starci vicino, ma ci sono stati vicino. Hanno pianto con noi, hanno gioito con noi, hanno sperato con noi, hanno pregato con noi. In un piccolo gruppo capita talvolta di essere invitato da voler male e di essere consolati. Altre volte sei tu l'utensile che modella e consola la vita di altri. Io ho chiesto qualche settimana fa, all'inizio delle lezioni di Crescere, di fare un elenco. Non so se ce l'avete qui o no. Non mi interessa di vedere. Ce l'avete, bravo. Io ho fatto l'elenco di tutto ciò che mi fa male, che mi ha fatto male, che mi sta facendo male o che temo mi farà male. Io ho il mio elenco.
tempo e so che Dio ha usato le persone del mio piccolo gruppo per portare grazia all'interno di queste cose che a me fanno male. Guarda l'elenco. È un elenco di persone, di cose che ti hanno fatto male o cose di cui sei spaventato che potrebbero potenzialmente farti male. Quando la vita fa male può arrivare direttamente a Dio, puoi pregare queste cose direttamente a Dio, assolutamente la grazia può arrivare diretta, dritta, si chiama miracolo, si benedetto fratello, si benedetta sorella se accade, ma normalmente arriva indirettamente dalle persone che ti sono a fianco. Più spesso arriva da un figlio o da una figlia di Dio. Se non hai un piccolo gruppo, probabilmente è probabile che tu non abbia nemmeno l'utensile giusto per la vita fare. Cosa fare? Ti incoraggio a trovare un posto, non siamo tanti, ma possiamo sempre metterci in contatto, avere coinonia, comunicare l'uno con l'altro. Ti incoraggio, incoraggio tutti quanti a trovare un posto, un orario, un gruppo di persone della tua chiesa per dare, ricevere la grazia che serve quando la vita va male. Andiamoci a pregare. Grazie Signore che tu operi nel mondo tramite degli utensili. Che sia la tua grazia diretta o che sia la tua grazia indiretta. Grazie di quando tu mandi la grazia direttamente tramite il tuo miracolo. Ti vogliamo benedire, Signore, ti voglio benedire per tutti i miracoli diretti che ho visto nella mia vita e nella vita delle persone che frequento di questa Chiesa. Ma Signore, ti voglio ringraziare soprattutto per la grazia indiretta, per tutte le persone stupende che sono state a fianco l'una dell'altra nell'aiutare durante i periodi in cui la vita fa. Tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io so che posso essere un utensile, che posso essere qualcosa che modella, aiuta e porta la tua grazia agli altri che stanno soffrendo in questo momento. Ti prego di connettermi, di mettermi in cuore, di mettermi il peso, di incontrarmi regolarmente con persone della mia Chiesa, affinché realmente posso portare e avere coinonia, essere connesso l'uno con l'altro, non soltanto in questa domenica. E Signore, grazie per quando è stato il momento in cui le persone mi hanno portato la tua grazia indirettamente. E ti voglio ringraziare anche per i momenti che ci saranno dove tu porterai la tua grazia indirettamente tramite fratelli e sorelle in Cristo che hanno preso impegno di essere tuoi utensili per portare la tua grazia. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome.